Nel video precedente, invidiose non avrete mai il mio fisico. Hi guys, allora vi vorrei dire proprio due cosine su Jessica, ok? Tu che critichi tanto le altre, guarda che lo sanno tutti che te le sei rifatte le tette, uguale, è inutile che le mostri su Instagram. Laura, cioè, è inutile che dai delle zocche a tutte, eh? Cioè, scusami se te lo dico, ma tante ragazzo tu e i like li mette solo a me, eh? Quindi, stai zitta, zocca. Che è successo? Oh mio Dio, non posso crederci, cioè, guarda! Che dovrei vedere? Come che dovrei vedere? Sono arrivata a 10 visualizzazioni nelle Instagram Story! Sai cosa significa questo, eh? Che non te le vede neanche tua madre? No, deficiente, è che sto diventando finalmente popolare! Ah sì? Un influencer, praticamente! Addirittura! Devi supportarmi, altrimenti io non diventerò mai come Chiara Ferragni, capito? Inizio a contattare il brand per le sponsorizzazioni! Hai solo 10 visualizzazioni! Guarda che 10 sono tantissime! Ma se nonna Geltrude ne fa di più con un peto. Mamma mia, era un'ora che la tenevo in canna. Ma stava registrando? Non saranno di certo i peti di tua nonna di impedirmi di diventare una grande influencer, sì, perché come ben sappiamo il bellissimo e a tratti spaventoso mondo del web ha creato migliaia di posti di lavoro. E per quanto possiate essere una di quelle persone che magari dicono che non è un lavoro vero, so per certo che rosicate un botto quando vedete il mega attico di Chiara Ferragni su Instagram. Sì, t'ho sgamato. Signore e signori, benvenuti su Influencer Effetti Collaterali. Regola numero uno per diventare un grande influencer: fotografare e postare foto del cibo. Ok. Ecco. Ma perché? Perché non so impiattare. Sono un influencer, mica una cuoca. Ah, non sai neanche cucinare se è per questo. Regola numero 2 per diventare una grande influencer: pubblicare outfit alla moda su Instagram. Dai, ma sei ridicola, ti sei messa un asciugamano in testa. Dai, non può essere questa la moda attuale. Ah sì? Guarda. Ah ok. Regola numero 3 per diventare una grande influencer: guadagnare. Oh, ho trovato un'app pazzesca, si chiama Lovebuy, ti fa guadagnare crediti per scattare foto, scaricare app, partecipare a sondaggi, lasciare commenti, condividere, scrivere recensioni, ed è fighissimo perché se fai un video su YouTube ti danno ancora più crediti. Ma ti pare che vendo la mia immagine per un prodotto del genere? Ma guarda che puoi usarli su Amazon e su altri 3 miliardi di siti. E quindi? Valgono anche per comprare vestiti. Hi guys, oggi volevo consigliarvi un'app da paura, si chiama Lovebuy. In pratica, cioè, ti permette di guadagnare crediti da poter usare su Amazon, ricariche telefoniche e altri 3 miliardi di siti. È una cosa pazzesca. È semplicissima, in pratica ti paga anche se fai solo 10 se fai ben 10 visualizzazioni nelle Instagram Stories. Ne faccio di più io. Come, scusa? No, niente. Ambe. L'app è disponibile per iOS e Android su tutti gli App Store. Descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto, io vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale. Io ringrazio Lovebuy per la collaborazione e per i buoni Amazon. Vi invito a provarla sia perché funziona dannatamente bene sia perché è gratis, quindi dai, link in descrizione. Ciao. Ah sì? Sta, dimmi se faccio schifo, io sto fatto tutto a mani. Dio, che la scoordinazione proprio. Devi supportarmi, altrimenti come diventerò mai come Chiara Ferragni?